È la quinta partita del quarto turno del campionato di Serie A Bologna-Sassuolo. Buongiorno dallo stadio Renato Dallara, da dove Daniele Fortuna e Nicola Zanarini, grazie all'assistenza tecnica di Stefano Bugané, vi racconteranno la partita delle 12:30 con le squadre che sono già scese in campo, che stanno prendendo posto nelle rispettive metà campo, con il Sassuolo che ha una bella divisa da trasferta, un completo tutto bianco con numeri verdi, colletto verde, anche una striscia orizzontale sulla maglia verde. Dall'altra parte invece la maglia tradizionale rosso-blu per il Bologna. Bologna che riesce a liberare bene Orsolini sulla fascia destra. Il passaggio in profondità, Palacio a memoria, Soriano, rete! Gran gol del Bologna, gran gol del Bologna, di prima Orsolini, Palacio all'indietro, cross basso, arriva Soriano, segna lui. Bologna 1, Sassuolo 0, è il decimo minuto. Chiriches scende a tantissimo spazio, Berardi, la conclusione, rete! Rete di Berardi dal vertice alto dell'area di rigore, dalla fascia destra il suo sinistro, fa male, è perfido, qualche responsabilità anche da parte di Skorupski, ma intanto cambia il punteggio alla Dallara, pareggiato il Sassuolo. Bologna 1, Sassuolo 1, segnato Domenico Berardi. Skouten perde il pallone, ingaggia un duello con Djuricic, con una scivolata riesce a portare via il pallone al centrocampista del Sassuolo. Bologna che prova ad attaccare ora da sinistra, ancora con Barro molto lontano dalla porta, ma la sua progressione a cercare Palacio, poi lo scambio, poi arriva Svan, Vanberg, rete, altro grandissimo gol del Bologna, di squadra, Palacio, Soriano, apertura sulla sinistra, Svanberg di piatto, gran gol del Bologna che torna in vantaggio. Bologna 2, Sassuolo 1, 39esimo. Caputo, area di rigore, lo spazio con il sinistro, troppo largo, il diagonale termina oltre la linea di fondo, occasione per il Sassuolo proprio in chiusura di tempo. Berardi sulla destra, Berardi la conclusione da sinistra, adesso poi deve andare con il destro, chiude in calcio d'angolo sul proprio palo Skorupski, lì l'esitazione fatale per Berardi che aveva il pallone giusto sul piede destro e invece lo ha toccato un'altra volta con il sinistro, il suo piede, poi alla fine è stato costretto ad andare a tirare con il destro, però si era troppo allargato, ha coperto bene il primo palo Skorupski. Quindicesimo, è sempre 2-1 per il Bologna che adesso recupera un pallone con Orsolini, Orsolini area di rigore, conclusione, rete! 3-1 per il Bologna, si fa perdonare tutto questa volta Orsolini che va a festeggiare da solo all'altezza della bandierina del calcio d'angolo su un erroraccio però da parte della difesa del Sassuolo in uscita, è andato al contrasto Orsolini, ha recuperato il pallone, conclusione potente con il sinistro, nulla da fare, impossibile questa volta intervenire per Consigli che però non si capacita dell'errore commesso dai propri compagni di squadra e Orsolini ha recuperato il pallone, è andato a siglare il 3-1 con rabbia quasi, l'esultanza di Orsolini, giocatore discusso nelle ultime settimane. Intanto Sassuolo in attacco con Caputo e poi c'è la rete con Caputo che è andato a servire l'assist, è stato Djuricic con il numero 10 che aveva seguito l'azione con il piatto destro, Djuricic è andato a toccare in rete, calcio d'angolo per il Sassuolo, il terzo nella partita per la formazione di De Zerbi che adesso spinge alla ricerca del pareggio e lo trova in questo momento, la rete con Ciccio Caputo, pallone che è stato svirgolato nell'area del Bologna, intervento difensivo imperfetto a dire poco e lì appostato a due passi dalla rete arriva Caputo e trova il pareggio per il Sassuolo, il suo quarto gol in campionato. Bologna 3 Sassuolo 3, brutto errore però del Bologna. Metamorfosi del Sassuolo negli ultimi minuti, siamo alla mezz'ora, Bologna 3, Sassuolo 3, ma dal 3-1 il Sassuolo è riuscito a pareggiare con i gol di Djuricic e Caputo e sta costruendo altre occasioni e due minuti fa è stato decisivo, provvidenziale Skorupski sulla linea a impedire una deviazione ravvicinata di testa di Ferrari al pallone, impedire al pallone di entrare
in rete, era andato in tuffo Ferrari, movimento perfetto, taglio in area di rigore del difensore centrale del Sassuolo, Skorupski è stato ugualmente perfetto in questa deviazione vincente. Ma adesso in campo c'è soltanto la squadra allenata da Roberto De Zerbi, che sembrava essersi smarrita, ma con i cambi è riuscita a rivoltare, a dare un senso completamente diverso alla propria partita, mentre il Bologna non riesce più a ripartire in contropiede. Bologna involuto, ancora Sassuolo con Berardi, cambio di gioco sulla sinistra, Kyriakopoulos, cross in mezzo, autorete, passa in vantaggio il Sassuolo, autorete, Tomiasu in scivolata dopo il tocco in uscita di Skorupski, si abbracciano tutti quelli del Sassuolo, Sassuolo che ha capovolto la partita e adesso conduce per 4-3 sul Bologna quando siamo arrivati al 32esimo. Calcio di punizione, Dominguez deve andare in orizzontale, si va a sinistra dove c'è Sansone che fa tutto da solo, 4 giocatori del Bologna in area di rigore, Dominguez, il Bologna deve mettere questo pallone in mezzo, Cembaye ancora prova a giocare però palla a terra, Hickey ancora limite dell'area, poi passaggio in orizzontale con poche idee il Bologna in questo finale. Allora alla fine arriva il Sassuolo a recuperare con Locatelli la possibilità di andare in contropiede, spinge ancora il Sassuolo, si fa vedere Caputo, ma è Raspadori a condurre questo contropiede da una parte all'altra, Raspadori sbaglia, incredibile, incredibile errore, ma c'è stata anche la deviazione da parte di Mbaye, probabilmente in scivolata è riuscito a percorrere almeno 40 metri, palla al piede Raspadori, alla fine c'era Caputo largo che si aspettava il passaggio, è andato all'altezza del dischetto del rigore, pronto a tirare con il sinistro, è arrivato Mbaye, ha rischiato anche il calcio di rigore qui in Baie, ma ci sarà calcio d'angolo per il Sassuolo comunque, che vede avvicinarsi la terza vittoria consecutiva. Finisce qui l'esultanza dei giocatori del Sassuolo che passa a Bologna per 4-3 e va al secondo posto in classifica dietro al Milan a 10 punti, terza vittoria consecutiva. Una partita veramente difficile da raccontare, tutto Bologna nel primo tempo e poi il ritorno impetuoso del Sassuolo nella ripresa.